Perché questo video? Vi starete chiedendo tutti quanti. Ve lo dico io! Avevo voglia di fare qualcosa di perfettamente mainstream e che nessuno aveva mai fatto. Però se è mainstream, come fanno a non averlo fatto tutti? No, è che semplicemente volevo fare qualcosa di diverso da quello che facciamo sul canale. Semplicemente anche io compro. Perché nonostante la povertà, qualche volta metto da parte 2 euro. E una volta che ne raggiungo 10, magari compro qualcosa giusto per soddisfare la mia sete di prendere cose, cioè quello che fanno gli esseri umani, spendere soldi per acquistare beni, cioè è la legge del commercio, dell'economia, cioè è quel. Dai, su. Questo video in particolare in realtà ce l'avevo in mente da un po' di tempo. L'avevo buttata come idea sul gruppo Telegram, nel caso non ci foste ancora, è in descrizione, quindi potete entrare a shitpostare anche voi, perché già non mi bastava quella già presente. E insomma, le risposte sono state sì, oppure sì, però lo farei solo per te, non mi interessa. E quindi mi sono detto, chi se ne fotte? Il canale mio lo faccio. Quindi l'ho fatto. Poi sicuramente quelli che non sono stati reindirizzati da Telegram, YouTube o non erano iscritti comunque, saranno qui per il titolo. Come risparmiare su un'action figure? Siamo nel 2017, lo dovreste sapere comunque. Però nel caso ci pensa il buon Zeffo. Ve lo dico tra un istante. Ma prima vi devo far vedere il fantastico imballaggio di Codesta Action Figure inviata direttamente dalla Cina. E sì, è originale. Anche se non è proprio una action figure, ha un nome tutto suo. E tanto tra poco l'apriremo e vi farò vedere anche perché lo capirete subito. Ma prima volevo rispondere a tutti i simpaticoni sul gruppo che alla domanda, secondo voi, che cazzo ci sarà dentro sta merda? Hanno detto tutti, solamente Jojo. Jojo, cioè, questo è un canale di Pokémon e di altre robe, più che altro sui videogiochi, ed è Jojo! Jojo! Che cazzo sono, caverna di Platone? Comunque, tra poco saprete che cosa ci sarà qua dentro, ma comunque lo scopriremo non adesso, perché vi voglio far vedere prima altra roba e vorrei che teneste la vostra attenzione per ancora un istante prima di chiudere il video. Il mese scorso siamo andati a Cartoomix, abbiamo incontrato gente come il solito Jack, poi abbiamo incontrato Dlarz, Poketonks, altri due youtuber che non mi ricordo più come si chiamino perché la mia memoria è quella di un pesce rosso che sta morendo, per citare qualcuno. Ci siamo divertiti, abbiamo comprato cose, ma arriviamo finalmente agli acquisti. Secondo voi, perché sono vestito in un modo che non c'entra per un cazzo con tra la felpa e la maglietta, perché anche queste due cose sono cose comprate. Cioè, la felpa no, perché questa rubrica non parlerà solo dei miei acquisti, ma anche dei regali che mi arrivano. Però questa felpa mi è stata gentilmente regalata dalla mia ragazza ed è la felpa di Zelda che dovrei girare. Aspetta, ecco. È quella che si trova a 75.000 euro su sì, da GameStop. Però comunque è figa. Comunque è abbastanza imbarazzante da andarci in giro. Quindi probabilmente la userò solamente in certi video. Come per esempio in Noirak, come ho fatto a dicembre, infatti. Poi, io sono un fan enorme di Dragon Ball. Mi piace da morire. Ho un sacco di giochi. Mi manca in realtà la collezione dell'anime e del manga. Quelli penso di recuperare quando diventerò ricco, quindi mai. Però quando riesco ad accaparrare qualcosa a poco, la piglio. Quindi, quando ho visto lo stand della Yamato alla Cartoonix, non ho potuto fare a meno di comprare questo. Sì, è ancora impacchettato dal 5 marzo. Perché in realtà io l'ho già visto 3-4 volte. Non l'ho più rivisto, in realtà, da quando l'ho comprato. L'ho preso solo per collezione, perché avevo già Battle of Gods. Uno perché la versione Blu-ray non c'era quando comprai questo l'anno scorso, e due perché costava meno. Poi comunque volevo mantenere la stessa versione per entrambi, quindi non ho preso la Blu-ray di Resurrection F, anche se in effetti c'era. Poi, sempre di Dragon Ball, siccome appunto sono un fan e non posso dire di no a certe cose, ho fatto, cioè in realtà abbiamo fatto io, Paco e Jack, una cosa un po'
brutta, cioè abbiamo veramente fatto una colletta per comprare questo. Tra l'altro, mamma mia, sembrano ancora i rifiuti tossici cinesi da dove cazzo arriva. Molto divertente, però. Ed è per questo che l'abbiamo aperto quello. E probabilmente lo riguarderemo altre mille volte perché è bello. Poi, questo non lo sapete ancora, ma io non sono un grandissimo fan dei supereroi. Anche se, ok, vado senza problemi a guardarmi un film di supereroi al cinema, però non è che mi abbiano mai preso più di tanto. Tuttavia, apprezzo davvero un eroe solo. Ed è Batman. Ce l'ho in testa da quando ero piccolissimo. Ed è l'unico supereroe che io abbia mai visto, almeno la serie animata. E infatti, appena ho visto questo, l'ho preso subito perché costava 3 euro. Ed è la GOTY. E cazzo, ad averlo fisico è strafigo, cioè dai cazzo. E poi sempre di Batman ho trovato questo qua, 2 euro, dovrebbe essere un DVD usato, però lo volevo a tutti i costi. E infine, chiaramente manca la maglietta che voi dovreste vedere, credo. E nel caso non sappiate leggere il giapponese, c'è scritto Ryuji no Keokurae, cioè il cazzo che urla Genji quando fa la ultimate, ovvero è una maglietta di Overwatch. Perché ho preso quella di Genji? Perché c'erano sia quella di Genji che quella di Hanzo. Io ho preso quella di Genji, Paco ha preso quella di Hanzo. Ma non perdiamo altro tempo in stronzate e finalmente apriamo questa roba. Che cosa ci sarà mai dentro? E adesso la apriamo. Devo trovare... Ah, con la mitica forbice dalla punta arrotondata. C'è anche l'imballo originale. Non credo lo tirerò mai fuori da qua. Siete pronti, ragazzi? Avete sbagliato male. Questa, signori miei, è la Figma di Zelda. In particolare, questa qua è la Figma, tra l'altro la versione giapponese. Guardate, la versione giapponese, perché c'è tutti kanji e katakana scritti. Di Skyward Sword. E appena l'ho vista ho detto cazzo la voglio, perché la GameStop costa 50 euro. E questa qua l'ho pagata davvero meno della metà. L'ho pagata 16 euro senza le spedizioni, perché non facevano pagare le spedizioni. Dove l'ho presa? Ragazzi, però siamo nel 2017. Su AliExpress. E su AliExpress si trova veramente di tutto. Vabbè che l'imballaggio qua si è un po' andato a puttane, perché tra il viaggio e tutto il resto. E vabbè, mentre cerco di capire come sistemare tutta sta roba, perché non ci sto capendo un cazzo, non trovo nemmeno delle istruzioni serie. Cioè, fa vedere solamente come puoi sistemare sta roba. E il video poi diventerebbe troppo lungo da editare per me. Facciamo che noi ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video del genere arriverà tra un bel po' di tempo, perché questo non è di sicuro il tipo di video che voglio principalmente sul canale. È semplicemente un tappare i buchi per quando non ho voglia di fare le solite cose. E vi ricordo di seguirci sui vari social, vi lascio in descrizione tutto quanto, gruppo Telegram, canale Telegram, secondo canale, tutto quanto. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao.